Che cos'è la legge di attrazione quantistica? È il connubio, l'integrazione tra la legge e la fisica quantistica. È un concetto molto importante che può veramente cambiare il nostro modo di vivere, il nostro modo di percepire il mondo. La legge di attrazione fondamentalmente afferma che noi, attraverso il nostro pensiero profondo, attraverso il nostro pensiero inconscio, direi inconsapevole, ma comunque molto profondo, perché il pensiero è come un iceberg, la parte cosciente è solo il 10% dell'emerso, mentre il 90% è quello sommerso e nascosto. Una volta che riusciamo ad entrare in contatto con il nostro pensiero nascosto e a direzionarlo, a canalizzarlo, per la legge di attrazione, una legge sulla quale si basa tutto l'esoterismo. In realtà la legge di attrazione è diventata famosa recentemente, ma è una legge che gli antichi esoteristi praticavano dalla notte dei tempi, tende a realizzarsi quel tipo di realtà, come se noi mandassimo un messaggio all'universo e attraverso un certo codice e l'universo risponde con lo stesso codice, quindi generando una realtà tale da confermare quello stesso pensiero profondo. La legge dell'attrazione funziona sempre, sia in ambito positivo che in ambito negativo. In ambito negativo, la legge dell'attrazione diventa una profezia nefasta che tende ad avverarsi. Cosa c'entra tutto questo con la fisica quantistica? La fisica quantistica ha stravolto il modo di concepire la realtà, introducendo, se vogliamo, il concetto di campo quantico o campo delle possibilità o spazio delle varianti. Cosa significa questo? Significa che in realtà per la fisica quantistica, o perlomeno alcuni aspetti della fisica quantistica, hanno evidenziato che tutto può esistere, che esiste che lo spazio e tempo sono un qualcosa di limitato e essenzialmente sono una percezione del nostro cervello. Ma in realtà il nostro cervello, o perlomeno la coscienza che agisce attraverso il nostro cervello, influisce sull'esperimento, cioè sulla realtà prodotta stessa. È l'intenzione, cioè il pensiero inconsapevole, che determina la realtà. Esperimenti di fisica quantistica determinano questo. L'intenzione dello sperimentatore determina il tipo di risultato relativo a quell'esperimento. E questo è un concetto che vedremo anche poi approfondito nella seduzione quantistica. Cosa significa questo? Significa che esiste un qualcosa non facilmente controllabile, non facilmente gestibile, ma che in realtà determina quella che è la nostra realtà. Viene stravolto anche un po' il concetto di Dio, se vogliamo, perché Dio diventa la somma delle parti, la somma del tutto. Potremmo dire che diventa il motore immobile, la totalità aspaziale e atemporale. Quindi Dio, collocare la coscienza in questo spazio, in questo tempo, è veramente un qualcosa di assurdo, non reale, irreale, è una credenza limitante. In realtà noi, come tutta la materia, siamo energia aspaziale e atemporale che a seguito di una coscienza, di un'intenzione, diventa spaziale e temporale. Cioè è quello che i fisici chiamano il collasso della funzione d'onda. In un mondo di infinite possibilità, la mia intenzione mi fa percepire, mi fa vivere una di queste potenzialità. Ciò significa che introduciamo, portiamo all'interno dello spazio-tempo qualcosa che in realtà è aspaziale e atemporale. Ecco quindi che la fisica quantistica e la legge di attrazione combinate assieme ci permettono di definire il mondo in modo completamente diverso.
quindi come un infinito campo di possibilità dalle quali attingere e attingiamo quotidianamente, sempre inconsapevolmente. Adesso la domanda successiva è, bene, adesso che so tutto questo, come lo utilizzo nella mia vita quotidiana per migliorare il mio stato mentale? Beh, devo prendere atto che se voglio cambiare le cose, il destino non è scritto, o perlomeno tutti i destini sono possibili. Quindi se continuano a capitarmi le stesse cose, se continuano a succedermi cose che non mi piacciono, se continuo a vivere una vita che non vorrei vivere, significa che tra tutte le infinite possibilità, per qualche ragione vado a canalizzarmi, vado a rendere una delle tante, una delle infinite, aspaziali e atemporali possibilità, la rendo attraverso la mia intenzione, la mia coscienza, la rendo spaziale e temporale. Quindi, prima di tutto, il primo passo è quello di rendersi conto dei nostri pensieri, non soltanto dei nostri pensieri logico-razionali, ma anche dei nostri pensieri inconsapevoli. Per fare questo è necessario imparare ad accedere a stati di coscienza dove questi pensieri si manifestano. Una volta attraverso l'ipnomeditazione o attraverso altre forme di autoconsapevolezza, io riesco ad entrare in contatto con questi miei pensieri profondi, riesco in qualche modo a percepirli, posso iniziare già a modificarli. Già il fatto di percepire un qualcosa automaticamente lo modifica, perché vado a modificare il campo quantico. Nel momento in cui percepisco profondamente un qualche cosa, questo qualche cosa passa dal campo delle possibilità al campo della realizzazione delle possibilità. Quindi dobbiamo allenare il nostro cervello, diciamo, che è il nostro tramite, diciamo, energetico materiale della coscienza. Dobbiamo allenare il nostro cervello a percepire possibilità diverse. E per percepire possibilità e potenzialità diverse deve imparare in prima istanza a osservare quelle che sono le nostre credenze profonde. Una volta osservate, preso atto delle nostre credenze profonde, non si tratterà di contrastarle, non si tratterà di eliminarle da un certo punto di vista, ma sarà sufficiente creare altre credenze più funzionali, agganciate a quella particolare situazione. In questo modo andremo a fare collassare, tra virgolette, una funzione d'onda diversa, cioè la nostra realtà non sarà più la realtà di prima, ma sarà una nuova realtà. D'altra parte basta tenere presente che lo stato di coscienza o lo stato, come dire, meditativo sono stati di coscienza che vanno al di là del tempo, sono al di fuori del tempo. Per cui si tratta di fare quello che gli antichi esoteristi chiamavano viaggio sciamanico, un viaggio alla riscoperta del nostro sé interiore, dei nostri pensieri profondi. Questo è il primo punto per modificarli. Vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche sul blog http://soluzionevip.com. Ciao a tutti.